Niccolò Vallana, Luca Fermi e Edoardo Puce per il loro ingegno e la grande sensibilità. Niccolò, Luca e Edoardo sono tre studenti di 18 anni che per aiutare un compagno di classe appena uscito dal coma e costretto ad indossare un busto rigido hanno idealizzato e realizzato un busto ortopedico flessibile, altamente tecnologico, che ha migliorato le condizioni di vita del giovane. Jacopo Cavagna per l'impegno nella realizzazione di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della missione dell'UNICEF. Jacopo ha 17 anni e ha creato il gruppo UNICER, Young for UNICEF, per responsabilizzare i giovani e promuoverne la partecipazione politica e sociale. Il nostro progetto è nato per un problema di un nostro compagno di classe che dopo un incidente ha dovuto portare un busto ortopedico. Vivendo insieme a lui ogni mattina abbiamo visto che era un po' scomodo e non si trovava bene con appunto il busto ortopedico. Abbiamo detto: ma nel 2019 non c'è una soluzione migliore. E perciò abbiamo inventato, diciamo, questa maglietta che tramite dei sensori leggono la postura e poi l'elettrostimolazione va a contrarre il muscolo per portarlo nella posizione corretta. Sì, esatto, ci è arrivata la notizia che il Presidente della Repubblica ci aveva scelto per nominarci Alfieri, appunto, della Repubblica, una notizia che è arrivata inaspettata a scuola. La Preside è entrata in classe, ci ha chiamato ed è stata veramente una fortissima emozione, ci siamo abbracciati e è stato veramente bellissimo. Sì, la mia esperienza nasce 3 anni fa quando ho deciso di rifondare il gruppo di UNICEF dei giovani che Rimini non veniva più utilizzato da diversi anni e ho deciso appunto di raccogliere un po' di miei amici e rifondarlo ed è stata una bellissima decisione perché mi ha portato poi a portare avanti progetti molto interessanti sul territorio ma anche su scala nazionale. Sul territorio abbiamo potuto fare diverse campagne di raccolta fondi, di sensibilizzazione e sul nazionale sono stato fra i promotori di un progetto che si chiama l'Officina del Futuro dei Giovani, che è partito questo settembre ad Assisi per l'impegno sociale e politico dei giovani. Lavorare insieme è importantissimo, è importante collaborare e parlare, discutere anche a volte litigare per poi ottenere dei veri successi, secondo me. Sì, abbiamo partecipato a diversi concorsi a Milano, a Roma, che ci hanno portato prima a Dublino per rappresentare l'Italia ai campionati europei per poi andare anche in Silicon Valley una settimana come esperienza formativa. Penso che il sindaco voglio usare l'esperienza che abbiamo accumulato durante i nostri eventi per mettere a disposizione della città, come giusto che sia, per dare la possibilità anche a tutti gli altri giovani di mettere in gioco le proprie idee e svilupparle. È stato, non so cosa dire, veramente un'emozione, il posto era bellissimo, un sacco di persone e abbiamo avuto modo di parlare con lui, anche se poche parole, comunque anche ciò che ha detto ci è rimasto ben impresso nella mente, ma anche il fatto che appunto ha detto che per noi ciò che facciamo è normale ed è vero, è così, nonostante i riconoscimenti noi facciamo queste cose come se fossero cose della vita quotidiana, ecco. Aiutare le persone a noi sembra la cosa più comune e più semplice che un cittadino possa fare.
Sì, sicuramente è una cosa che ci onora, come si dice spesso è un onore ma anche un onere, nel senso che rappresenta un grandissimo motivo di orgoglio sia a livello personale ma per tutto UNICEF Italia, e in questo senso credo di essere molto felice di poter essere portavoce di una riconoscenza così grande per tutta la grande famiglia di UNICEF. In un certo senso possiamo dire che questo riconoscimento corona gli sforzi di tanti volontari che in questi anni hanno lavorato tanto per UNICEF. Ma speriamo che il nostro progetto diventi poi il nostro lavoro, e ce la stiamo mettendo tutta attraverso la creazione di una startup per poter poi un giorno vendere il nostro prodotto.